Ed eccoci qui, siamo arrivati all'ultimo dettato per questo anno, l'ultimo dettato che porta il nome di dettato numero 30. Siete pronti allora per affrontarlo? Bene, quindi organizziamo il nostro banco di lavoro, prendiamo il nostro quaderno di a spasso con l'ortografia e grammatica. Andiamo a pagina nuova e scriviamo in penna stilografica la data di oggi, 19 maggio 2020. Poi a capo scrivo con la penna rossa il titolo, dettato 30. Poi prendo la penna stilografica e scrivo il titolo di quest'ultimo dettato. Che inconveniente! Punto esclamativo. Ora procederò con la lettura globale del testo. Quindi appoggia la tua penna stilografica e ascolta attentamente le mie parole. La mamma di Pietro è stata lontana da casa per 2 giorni per lavoro. Valeria ed Emanuele ne hanno sentito l'assenza, anche se papà si è fatto in quattro per loro, ma solo la mamma sa consigliare gli accostamenti di colore per i vestiti e poi sa un sacco di trucchi speciali per aiutare a ricordare le poesie e le materie di scuola. Stasera i bambini andranno con il padre alla stazione per aspettare insieme il treno. Poi andranno in pizzeria per festeggiare il ritorno della mamma. Appena partiti da casa è cominciato a piovere forte. Poi l'auto ha sbandato brevemente e papà ha lanciato una parolaccia per lo spavento, scusandosi con i figli per il cattivo esempio, ma intanto si è accorto che uno dei pneumatici era sgonfio. Si sono fermati nella prima piazzola. Papà ha cambiato la gomma, mentre Emanuele reggeva l'ombrello e Valeria illuminava con la pila. Ma sono comunque arrivati in ritardo alla stazione e la mamma era molto preoccupata perché il telefono non prendeva la linea. Quanti inconvenienti in una sola volta! Ecco, il dettato è stato ultimato. Ora incominciamo a scrivere sotto dettatura. Fai un grande respiro, prendi la penna stilografica, togli il tappo e incomincia a scrivere. La mamma di Pietro è stata lontana da casa. Per 2 giorni. Per lavoro, virgola. Valeria ed Emanuele ne hanno sentito.
L'assenza. Anche se papà si è fatto in quattro per loro, virgola. Ma solo la mamma sa consigliare gli accostamenti di colore. Per i vestiti. E poi sa un sacco. Di trucchi speciali. Per aiutare a ricordare le poesie. E le materie di scuola. Punto. Stasera i bambini andranno con il padre. Alla stazione. Per aspettare insieme il treno, virgola. Poi andranno in pizzeria. Per festeggiare
Il ritorno. Della mamma, punto. Appena partiti. Da casa, virgola. È cominciato. A piovere forte, virgola. Poi l'auto. Ha sbandato. Brevemente. E papà. Ha lanciato. Una parolaccia. Per lo spavento, virgola. Scusandosi poi. Con i figli. Per il cattivo. Esempio, virgola. Ma intanto. Si è accorto. Che uno. Dei pneumatici. Era sgonfio, punto. Si sono fermati. Nella prima piazzola, due punti. Papà ha cambiato. La gomma. Mentre Emanuele.
reggeva l'ombrello. E Valeria illuminava con la pila, virgola. Ma sono comunque arrivati in ritardo. Alla stazione. Punto. Bene, ci fermiamo qua per oggi. Abbiamo finito il nostro dettato!